Rieccoci, ancora polemiche su questo Milan-Juve. Andiamo ad Andrea Eusebio perché, come vi dicevo poco fa, è uscito un comunicato ufficiale del Milan. Durissimo, Andrea. Esattamente, Pirlo, due gomitate è intitolato. Le immagini TV segnalano, dopo il lavoro di gomito di Andrea Pirlo in Juventus Catania ai danni di Gomez, altre due gomitate dello stesso Pirlo ai danni di Van Bommel nel secondo tempo di Milan-Juventus di ieri. La prima al minuto 22:56, Cioè la seconda al minuto anche il time 31:54. code hanno Sono dei frame messo. questi che Milan News ha ripreso immediatamente. Ah, Stiamo, beh, dopo li sono andiamo a vedere. Se in abbiamo grado anche le di... fotografie, vediamole. Questo Esattamente sì. conferma l'acidità nei confronti di questo giocatore che è sempre stata negata qui da tutti i miei amici rossoneri. Piero se Ce n'è l'hanno con andato per Pirlo, una eccolo scelta qua, sua. eccoli. Se Adesso. riesci anche dalla. Cioè, capisco che Ma dai. le fanciulle sono graziosissime, però se riusciamo a zoomare. Allora, Ma sulle fanciulle magari, ragazze, cioè, allora. capisco. È bello della diretta, Sono Stefano. d'accordo, per carità. Però. È bello della diretta. Oddio, non è che si capisca molto Allora, bene. questo è il primo frame, Stefano. Gli altri sono, secondo, a mio parere, ancora più Monelli è andato in sufficienti. Guarda. defiance. Questo Questo è il conferma secondo. Sì? Questo è il terzo che non si vede assolutamente Ma nulla. ragazzi, ma Però all'inizio giudicate, posso dire una voi. cosa? All'inizio c'era una situazione di scusatemi. Van Bommel su Pirlo, che gli ha dato una manata, No, una ma cosa. poi scusate, Ma poi sono cos'è, due momenti. Calcio o una roba Balzarini? No, mi per sembra che siano due momenti in cui Pirlo aveva palla, quindi l'arbitro e i suoi assistenti stavano sicuramente guardando in quella direzione. Quindi non sono due cose avvenute a palla lontana Come come può essere altre che stata sono quella accadute di in questa Mexex? Scusa Paolo, voi avete Mexex, ma quella di Mexex è molto più grave la senza situazione. Quella E attenzione perché poi in serata sportmediaset.it ha pubblicato anche una fotografia invece che riguarda Montari, no, Tra l'altro sì Stefano, noi abbiamo seguito praticamente in diretta l'aggiornamento di questa notizia. C'è la sequenza filmata. Prima nella home page ovviamente Sportmediaset riportava solamente l'episodio relativo a Montari, poi in seguito al comunicato del Milan hanno aggiunto un però Pirlo puntini puntini proprio in attesa di questi Beh, giustamente è frame stato assolutamente. Però Stefano, io aggiornato, vorrei prendere questo è spunto l'episodio di Muntari, da queste cerchiamo di prova zoomare anche TV. qui in aiuto alla Sì, regia. non è chiarissimo. Poi magari torniamo sull'home page di Invece di guardare queste Sportmediaset. prove TV, dovrebbero analizzare con la TV, con la tecnologia, i gol, i non gol e Questo gol, sì. secondo me. No, Platini Più che ha detto di no. guardare queste Platini ha detto di no, quindi queste andremo situazioni, avanti. ieri sera. La cosa che mi chiedo io, che mi fa Cioè, veramente queste situazioni, arrabbiare. cioè, vado un po' indietro, sono vecchio, vado indietro un po' negli anni. Queste situazioni ce n'erano a migliaia in area di rigore. Ma voi due avete Situazioni del giocato genere. da No, ma la professionisti? cosa che non Tu riesco a giochi a capire. calcio, non è che giochi, fai il ballerino, Ma cioè quante ne giochi avete a calcio. vissute di queste cose, tu L'anomalia, scanziani, mandiamo. scusate, l'anomalia è questa. Che se questa fosse stata una partita di Champions League avremmo avuto l'arbitro d'area, perché Sì, anche in Champions non adesso avrebbe c'è l'arbitro avuto d'area e come c'è in Europa League, quindi a livello europeo, competizioni europee c'è, perché le Perché non singole mettono anche federazioni in non serata? recepiscono questa norma. Comunque, Con un arbitro poi d'area c'è questo l'inutile problema sarebbe Sandro. risolto. Guarda che anche quelli lì sbagliano, perché mi ricordo una situazione di un Per gol non carità, dato, che c'erano i due però uomini diciamo che d'area, ci sarebbero stati due occhi No, ma poi se in tutti più reclamano puntati la sull'azione, Bevioli in no? campo, no? Oppure un sensore, perché non viene applicata? È molto semplice, cioè, questi errori sono facilmente individuabili, bastava vederlo un attimo, Basta prendere fermarsi una moviola un e attimo. via. Comunque, sentivo ieri sera addirittura cosa. 25-30 episodi del genere in un campionato. 27 mi pare, Paolo, sì. Cioè, sono tanti, Mediamente. Mediamente, in un anno, in un campionato. Tra l'altro, vai, Comunque, al di là mister, di poi andiamo a vedere le tutto, parole di Berlusconi. al di là di tutto quello che abbiamo detto finora, che tristezza dover essere qui a A leggere le commentare partite così. una partita per episodi di Gagliani che va negli spogliatoi e poi, no, arrivo, che va negli spogliatoi e insulta l'allenatore che risponde e che sta pensando la sua squadra. Che alla fine della partita, secondo me, una delle più belle del campionato, al di là degli errori che ci sono stati, ma una partita di grande intensità, direi più che da campione italiano, da champion, per la qualità del gioco espresso dalle due squadre, anche per la capacità tattica Dopo dell'allenatore di avremo modo di cambiare analizzarla, dal tutto, punto di no? vista tattico la E partita, la mister. gazzara che è successo alla fine, che a livello europeo prendi il signor Conte, prendi il signor Chiellini, prendi il signor Van Bommel o chi per esso, Ambrosini, non sono Ambrosini, non sono stato a guardare perché alla fine io ho chiuso. spento, perché a fine partita io spengo. E questi qui cosa gli dai? Questi dai 6 mesi, perché se io fossi il presidente di Lega, che
che alla fine della stagione devo fare un sunto e vendere il prodotto calcio italiano nel mondo, chi me lo compra dopo che 800 milioni di persone hanno visto, questa partita entusiasmante. Ma scusatemi, finire così. Io mi ricordo tre Barcellona Real Madrid consecutivi con parapiglia finali. Sì, succede dappertutto. No, succede dappertutto. Se succede da altre parti non vuol mica dire che sia positivo che succeda anche da noi. Ok, però allora non è che ora è lo spot negativo del calcio italiano. Cioè succede, gli animi sono caldi in campo e succede. Allora, andiamo da Jessica, e poi vediamo i possibili provvedimenti del giudice sportivo. Jessica. Allora, un telespettatore ci scrive: secondo me Buffon ha perso punti in sportività in quanto emblema anche della nazionale elogiato dal presidente. Per quella frase, sì, dopo la leggeremo. Anzi, se Andrea riesce a recuperare la frase di Buffon. Poi dicono: come si fa a paragonare il gol negato a Muntari che è dentro di mezzo metro fuori gioco di Matri? Come si fa ad essere così faziosi? Questo era Giulio. O ancora, siamo alla solita, quando la Juve è competitiva arrivano aiuti, il Milan è tutta la stagione che ha danneggiato. Va bene, questi gli sms, tra poco leggeremo anche i messaggi di Facebook, poi Andrea appena recuperiamo la frase di Buffon la andremo a leggere. Mi fate vedere per cortesia il cartello grafico con quello che potrebbe accadere nella giornata di martedì, perché ci sono diversi giocatori che rischiano la squalifica. Vediamo per cortesia il cartello grafico, eccola qua. Mexes che rischia la prova TV di almeno 3 giornate per aver colpito Borriello, e ci dobbiamo aggiungere anche Muntari. E mettiamoci anche il punto di domanda per Pirlo, no Gianni? Non so se sei d'accordo a questo punto. No. Però, ripeto, cioè, erano situazioni che erano controllabili dall'arbitro in quel momento, perché aveva la palla Pirlo. Che se non l'ha visto, sì, per la rissa finale rischiano la squalifica Chiellini, Fambommel e Ambrosini, che sono stati visti anche dall'arbitro. Conte, Gagliani. Conte potrebbe essere squalificato, Gagliani potrebbe essere deferito per la lite che c'è stata tra il primo e il secondo tempo. Stefano, Pirlo no sicuramente, perché Pirlo no sicuramente. Si va bene Gianni, ho detto anche prima, perché si vede anche da quei frame lì, deduciamo che era un contrasto con la palla presente. Ci saranno sgomitati tutti e due, avrà sgomitato io Pirlo rispetto al gigante Van Bommel. Io non voglio pensare le possibili squalifiche di Muntari, di Van Bommel, di Ambrosini, no. E Pirlo magari graziato, insomma, per questo. Pirlo è in presenza, contrastano, è la regola quando ti sgomiti per prendere il pallone, si sta parlando, sei autogiustificato. No, chiaro. Ci sarà Pirlo al Milan. Tantissimi anni. Adesso, dopo il tributo di ieri sera della curva del Milan, il Milan senza colpo ferire ha fatto rientrare Andrea Pirlo in questa grande diatriba. Cioè, proprio buttare al vento 10 anni di Milan, dei più grandi protagonisti della storia. Andrea, quando è stato ceduto, qui io qualche volta qui l'ho detto, mi sono saltato in testa, Pirlo è stato sbolognato con pochissima gratitudine rispetto a tutto quello che aveva fatto. Da pallone d'oro, da grande guida del Milan, è diventato un giocatore onesto, un giocatore sempre corretto. Si sta esagerando. Ho capito, ma gliela fanno fare scelte legittimo, ma gliela stanno facendo pagare. Anche in questo momento. Ma tu pensi che, non so, andasse via del Piero della Juve, non avrebbero una forma di rispetto maggiore nei suoi confronti? O andrebbero a vedere i comitati? Non lo so, alla Juve Agnelli ha detto, due mesi fa, ha detto a fine stagione non mi sono spiegato bene. Però del Piero e Pirlo non è la stessa cosa. Il lupo se te fa il Tainus, il pretesto, no? Mi è sporcato l'acqua. Allora, mi sembra un pretesto questo delle gomitate, messo in questo calderone di polemiche, per attaccare un grande professionista come Pirlo, con poco, ripeto, con poco senso della gratitudine per quello che ha dato. Mi sembra, ripeto, sentiamo anche il parere di Giuseppe Sardiello, che è uno degli ospiti super partes questa sera. Giuseppe. Un po' come buttare benzina sul fuoco, però io rivedo in questa... così, in questo comunicato, in queste immagini, un po' quello che l'anno scorso, se vi ricordate, ci fu per la Vezzi-Rosi, le immagini che facevano vedere lo sputo che si vede, lo sputo grande, lo sputo piccolo. Secondo me qui ci si sta attaccando veramente a tutto, pur di colpire l'avversario. Io ho visto le immagini adesso, mi stavo vedendo le foto, fotografie. Ho detto scherzosamente ergastolo per Pirlo, ma... Qual è, cos'è stato fatto da Pirlo? Qualche gomitata, qualche sportellata? Quante ce ne sono in Serie A, in Serie B, in C? Con un uomo che ti attacca, che pesa 85 kg e adesso ci attacchiamo e che altro 20 cm più di te, non ti difendi? Non so. Qui secondo me sentiamo la difesa di Antonio. Il Milan ha fatto questo comunicato perché sul web e in giro si sta parlando delle altre gomitate di Muntari, di Van Bommel. Allora il Milan ha preso anche le difese del proprio giocatore, e come hai detto tu,
si sta buttando tutto nel calderone, perché ormai c'è polemica dappertutto, anche su qualsiasi frase, su qualsiasi giocata. Non dobbiamo giustificare però questo tipo di comportamento. No, 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 io dicendo, non sto giustificando. Quello che stai dicendo, Antonio, è che il Milan si sta adeguando a quello che ha fatto la Juve nelle scorse settimane. Io penso di sì, perché se la Juve l'ha fatto prima... Passando sopra anche perfino a un minimo... Ha un minimo di rispetto che avrebbe dovuto avere per Pirlo. Lo so, ma guarda che Pirlo, nel finale di partita l'ha indicato anche lui con Van Bommel. Forse non l'avete visto, ma anche lui ha tirato un paio di ceffoni a Van Bommel. Quindi non è che sia tutto suo santo. Poi scusami, Stefano, solo preso e si è difeso. Però è una cosa calcistica. Fine partita. È duro non litigare con Ambrosini. Pirlo è andato a cercare Van Bommel, non mi sembra beccati, proprio. No, si sono beccati. Si sono beccati perché è stato uno scontro durante tutto l'arco di 90 minuti. Ma sì, ma per scontro, questo... a mio parere, è corretto. Poi ci stanno i falli, ci stanno il divincolarsi in maniera più accesa. Andrea, però secondo me non sono volati i colpi proibiti. Come Sardiello, non sono e poi leggiamo tre partita. Messaggi che dobbiamo andare in pubblicità. Dai. Oggi pomeriggio stavo guardando tutte le partite del pomeriggio e ho notato un Miccoli arrabbiatissimo dopo la partita per quello che è accaduto. Durante. Miccoli due volte ha detto... Secondo me non ha voluto puntare il dito, però io andrei a scavare. Settimana prossima giochiamo contro il Milan. Queste cose succedono. Adesso si entrerà anche in questo, aspettatevelo. Quando gli avversari magari in diffida prenderanno ammonizione, verranno squalificati, espulsi, eccetera, eccetera, ci saranno polemiche. Andiamo da Jessica a leggere tre messaggi. Dai. Allora, scrivono anche Mexes e Muntari meritano tre turni di stop con la prova TV e lo dico da milanista a questo tifoso. Mentre, ma quale svista? Ieri sera il vero scandalo è Rizzoli, che da uomo con le immagini sotto il naso non dice nulla a Tagliavento. Ovviamente gli altri sono in malafede, scrive, ma possibile poi che nella storia dei testa a testa fra Juve e Milan, al Milan va sempre tutto storto, da Pertini a Tagliavento la storia si ripete, vergogna. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco, leggeremo la proposta di Silvio Berlusconi, naturalmente leggeremo ancora i vostri messaggi, poi aggiornamenti di Napoli per capire se Ranieri potrebbe davvero essere esonerato questa sera, tra poco.